Bentornati allo stand di Radio Sherwood, allo Sherwood Festival. Stasera siamo in compagnia di Sara Santi e Lorenzo Battistelle, in arte Queen of Saba. Ragazzi, innanzitutto ciao, volevo dirvi che l'anno scorso vi abbiamo lasciato sotto la pioggia, veramente una pioggia incessante. Vi ritroviamo qui, come state innanzitutto? Fa un caldo allucinante oggi, quindi rispetto all'anno scorso già è qualcosa cambiato. Speriamo non ci piova addosso, ma tanto oggi siamo al coperto, quindi. Esatto. Poi per il caldo ho dormito col ventilatore, quindi questo è il risultato. Ma tanto non deve cantare lui, quindi Esatto, siamo a meno posto. male. Proprio quando mi ero preparato però per Madonna, cantare. proprio oggi volevamo mettergli il microfono, si era anche tinto i capelli per prendere il mio posto e invece è senza voce. Tac. Peccato. Bene, allora partiamo subito con una domanda per voi. Il duo Queen of Saba è un progetto che tratta di argomenti che vanno dal sesso all'amore, alle tematiche che sicuramente si fanno promotrici, che vanno ben oltre gli stereotipi di genere. Ecco, volevo chiedervi, oltre il binarismo che comunque conosciamo, qual è la vostra posizione a riguardo? Allora, abbiamo cercato di integrare, in realtà noi nasciamo come duo, però abbiamo sempre un po' rifiutato questa idea binaria del tipico assetto uomo che fa la produzione, che sta dietro alla console, che fa il DJ e donna davanti che canta. Ci stava molto sul cazzo questa impronta qui. E quindi in realtà nella nostra produzione artistica abbiamo sempre cercato di andare oltre. E quindi nelle produzioni lavoriamo insieme, anche nella stesura dei testi. Il nostro processo creativo è molto, in realtà, è un cercare un'intersezione fra quelli che sono i nostri mondi, i nostri modi di vedere le cose. E dopodiché questa cosa si sposa benissimo con un'ideologia antibinarista, che è quella in cui ci riconosciamo. Io in particolare mi riconosco essendo una persona non binaria. E quindi, insomma, è venuto abbastanza naturale integrare nel discorso musicale, nel discorso di progetto, anche questo aspetto qui. E speriamo che attraverso anche una musica come la nostra, che appunto affronta tematiche molto diverse, con generi molto diversi, passi un po' questo modo di vedere la musica e il mondo in generale, che va al di là delle etichette, che la società normalmente impone, ecco. Ecco, qui Sara, infatti volevo chiederti, tu come preferisci essere appellata? Con quale pronome effettivamente? Sto usando i pronomi maschili da un po', e è molto bello, mi ci trovo molto bene. Grazie. Grazie a te. Proseguirei parlando di attivismo climatico. Ormai, lo vediamo tutti, diciamo che la siccità, ma oltre alla siccità, il problema davvero è sotto i nostri occhi. E, da un punto di vista artistico, musicale, abbiamo visto infatti il vostro post sui social media e ci ha fatto molto piacere. Ecco, qual è la posizione degli artisti riguardo a questo argomento e che tipo di responsabilità vi sentite? Allora, recentemente, quando c'è stata tutta quella sequela di eventi musicali molto grossi, tra cui l'Eurovision, noi abbiamo partecipato all'Eurovision Village, eccetera, abbiamo accolto l'appello di XR Torino, XR Italia, che hanno fatto un appello ai musicisti perché prendessero posizione. Abbiamo visto un sacco di artisti, anche molto più grossi di noi, salire sul palco con la maglietta di Music Declares Emergency, che è un movimento super attuale, necessario. Noi aderiamo completamente a questa iniziativa e a questa. Questo sì, speriamo che, cioè, la nostra voce non è piccola, però è pur sempre un megafono in qualche modo per portare avanti non tanto un messaggio di salviamo il pianeta, ma un messaggio di raga, è il momento di agire, di cercare un equilibrio nuovo, perché ormai sta andando tutto allo sfacelo, non c'è niente che possiamo fare noi, forse è troppo tardi, però quello che possiamo pensare è di ripensare, ecco, la società, ripensare il modo in cui funzioniamo nelle relazioni sociali, nelle relazioni con l'ambiente, nelle relazioni economiche nostre con quello che ci circonda. E infatti oggi siamo molto felici perché i ragazzi di XR verranno
da noi e staranno al banchetto del nostro merch, e quindi se avete voglia poi di fare due chiacchiere con loro, loro sono assolutamente, sono con noi stasera. E lo faremo molto volentieri. Ora stavo pensando, voi avete delle influenze e delle provenienze differenti, blues, gospel per te Sara e per te Lorenzo un po' reggae, un po' ska, ma come avete fatto a combinare questi elementi nel vostro gruppo The Queen of Saba? Provo a parlare io anche se non se no sicuro. Se vuoi dire sì sì, se vuoi dire no. Allora, come abbiamo fatto, in realtà è una continua ricerca, non c'è una formula. E il discorso della fluidità di genere ci viene un po' incontro anche in questo, nel senso che non ci impone un genere musicale. Cioè noi la prima cosa a cui teniamo quando scriviamo una cosa è non ci mettiamo nessuna barriera, quindi anche le provenienze, diciamo, sono soltanto un modo per arricchire quello che andiamo a fare. Diversissime influenze comunque. Ci siamo trovati di recente a fare una playlist comune per dare degli spunti a dei producer che si vogliono relazionare con noi, ed è venuta una playlist totalmente assurda, ecco, dove si passava dai Fat Freddy's Drop a Quintale. Sì, esatto. Quindi siamo contenti di questo, probabilmente è un bene, no? Che voce sexy che hai oggi, comunque, sì, devo dire. Eh? Non male. Speravo di essere Eminem oggi, ma invece no. Bene, allora sicuramente questa è una domanda di rito. Avete cominciato a pubblicare i vostri singoli già nel 2019, poi l'arrivo della pandemia. Quindi questo vi ha sicuramente un po', ok, come ci comportiamo adesso? Soprattutto l'impossibilità di poter suonare anche già i vostri singoli durante quell'anno previsto, programmato, no? Quindi come vi siete trovati? Cioè, come è stato quel periodo lì? Allora, la cosa interessantissima è che noi in pandemia abbiamo scritto un sacco di canzoni, cioè la maggior parte delle canzoni del nostro album sono state scritte in quel periodo là, ed è venuto fuori un album dance cacciatissimo. Adesso stiamo scrivendo dei nuovi pezzi e ci stiamo accorgendo di star facendo delle cose un po' più siamo più incazzati, no? Sì, un po' più scure, un po' più, cioè tutta quella energia positiva che non potevamo buttare fuori probabilmente è venuta fuori nell'album, e infatti poi le date che abbiamo fatto dopo sono state sempre caratterizzate da una voglia di ballare devastante. Infatti il primo anno è stata dura perché la gente doveva stare seduta e noi arrivavamo con la disco dance. Cioè, era veramente delirante. Sì, i concerti seduti per noi sono una cosa un po' strana. Mamma mia, però sì. Ci avevamo fatto anche l'abitudine. Ecco, questo per dire che forse ci ha fatto bene un po' fermarci dai concerti, anche se noi nasciamo come soprattutto musicisti dal vivo. Cioè, nel senso, so che sembra una cavolata, però noi ci teniamo molto ai concerti. Tanti pezzi che scriviamo, per esempio Lingua in Fiamme, l'ultimo singolo che abbiamo pubblicato, nasce perché volevamo fare grandi feste quest'estate, ecco, fondamentalmente questo. Sì. Bene, allora adesso volgiamo un po' al termine della nostra intervista con una tematica che a noi c'è molto a cuore, ed è quella dell'indipendenza musicale. Abbiamo visto che avete fissato tantissime date nel 2021 e soprattutto un'organizzazione che si può dire veramente dal basso, la vostra. Mi chiedevo cosa vuol dire ad oggi ancora questa parola nell'ambito musicale e che riscontro potete dare a noi che vi ascoltiamo? Allora, sì, noi l'anno scorso abbiamo lavorato completamente da soli e quest'anno abbiamo cominciato ad affidare parti del nostro lavoro a qualcuno che poteva darci una mano, ma non abbiamo mai, cioè, ci ha sempre un po' respinto l'idea di affidarci completamente a qualcuno che potesse darci direzioni su tutto da tutti i punti di vista artistico e eccetera eccetera. Noi ci teniamo molto all'indipendenza, è stato anche molto impegnativo l'anno scorso lavorare da soli, quindi quest'anno abbiamo anche un po' imparato l'importanza di delegare, però rimane sempre come principio
L'idea di poter dire di sì a delle cose semplicemente perché ci va di farle, senza dover pensare all'opportunità economica o artistica, d'immagine, eccetera, eccetera. Il fatto di essere indipendenti ci dà un'ampiezza di scelta totale. E ci dà la possibilità di continuare appunto a seguire i nostri istinti quando scriviamo, andare a fare una data in un centro sociale che magari non è considerato, capito, una venue di punta. Noi ci teniamo molto a questa cosa qui. Poi chiaramente è un panorama difficile perché la concorrenza è spietata, anche semplicemente parlando di piattaforme di streaming, cioè bisogna sempre impegnarsi per trovare un po' l'alternativa alle grosse major, a questi enormi squali che cercano in qualche modo di fare i loro interessi sulla tua pelle, e vedere le altre persone che invece scendono più a compromessi di noi fare salti in avanti belli consistenti quando noi siamo qui che facciamo veramente gavetta, ogni tanto è dura perché dici cazzo, un po' vorrei essere lì anch'io, però io penso che prima o poi ci arriveremo, e l'arrivarci facendo una strada che non è segnata, che dobbiamo veramente ricavarci col macete nella giungla tutti i giorni, è una cosa che penso non abbia prezzo. E quindi continueremo così. Sì, se posso aggiungere una cosa, io trovo che sia terribile il fatto che un artista, cioè un musicista, e debba essere non solo musicista ma debba saper fare un sacco di cose. Cioè noi siamo fortunati perché per quanto ci riguarda Sara si occupa di tutta la parte promo, social, tutto l'aspetto visivo, io mi occupo di tutta la musica, proprio anche della produzione, però se ci pensate cioè è così per pura casualità. Noi siamo contenti di fare questo percorso, però in realtà a volte ci pesa il fatto che non possiamo dedicarci solo alla musica, anche se ci piace fare quello che facciamo, però è veramente un lavoraccio. Ecco, quindi il fatto che ci sia tantissima offerta rispetto alla domanda ti obbliga a farti un culo così per niente, cioè nel senso aspettando che qualcosa arrivi. È una certa, vediamo. Piano intanto. Piano arriva, intanto siamo qui. Sì, siamo questo per dire sì. Che ci sono bellissimi progetti, grandissimi musicisti che poi non vengono scoperti e la gente non li ascolta proprio perché magari non hanno voglia di aprirsi Instagram. Questa cosa mi fa incazzare, ecco. Questa cosa mi fa incazzare. Questa cosa mi fa incazzare, meno male che non mi occupo io di Instagram. Allora, con questa voce, adesso sei passato da voce sexy a voce da vecchio in 3 secondi. Io in questo momento sono la mia prozia. Sì, Ines. Beh, Ines. Avete sicuramente un futuro come doppiatori, quindi questo è garantito, è un ottimo stipendio. Sì. Bene, io ringrazio Sara Santi e Lorenzo Battistelli qui in Saba, gli facciamo un grosso in bocca al lupo per questa sera, ringraziamo tutta la produzione di Radio Sherwood, alla regia, i nostri collaboratori video e niente, buonasera e a tutti e ci vediamo al concerto. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.